Buenos días, señor Turismo. Hoy me estoy yendo a mensaje Shabbat, Daf Kuflamed Bab. Y ahora iniciamos la Daf Kuflamed Hei, Amud Bet, de la quinta línea de Soto. Hemos citado prima que un neonato que nacque a 8 meses, que es muxé y no se puede, no le fanno la milá. E non si può muoverlo neanche. E la madre si avvicina a lui e lo allatta perché lei ha bisogno di sbarazzarsi del latte che è extra. Tania, mi sento la verità, ma c'è un gallino mer, colce c'è su Simeon Baadam e non è fel, se ne mal, o più di Yavmi, ben chodesh tibde. Che un neonato che nacque e sopravvisse 30 giorni, che non è considerato un feto abortito. E lo dir da un verso che il dine riguardo Pitona Ben che viene redento a Chodesh, 30 giorni. E vuol dire che per 30 giorni, e questa è come la prova, si mette alla prova il neonato per sapere, essere sicuri, per assicurarci che non è un feto abortito e che sopravviverà. Ed ugualmente, Shmonati Yamim Bebema, riguardo l'animale, anche 8 giorni, bisogna attendere 8 giorni per essere sicuri che l'animale è vitale. Che e allora e non è fer, che non è un feto abortito. Ce ne va riguardo un animale, anche c'è scritto mi chiamo Shinivala e Razer Korban, che un animale può essere offerto come sacrificio solo dopo l'ottavo, dopo 7 giorni, all'ottavo giorno. Che allora siamo sicuri che non è abortito. Che morà allo Shah. Ma se non passare ancora, non trascorsero ancora 30 giorni, e ugualmente 8 giorni l'animale, spiegava, allora vi è un dubbio riguardo a tale neonato, e allora la questione è, come facciamo la milà, se non sappiamo se questo feto è vitale oppure no. Cioè, neonato, meglio detto. Amrabad Baraba, Maniotomi Onafshah. Si fa la Milà, poiché in entrambe le possibilità non c'è problema, perché Imchayu Shabir Kamai, se è vivente, cioè vitale, allora non c'è problema di fare la Milà. Vimla, e se non è vitale, allora Khatech Masaru. Allora è come se fosse stato tagliando un pezzo di carne e perciò non c'è problema con ciò, perciò questo non è un problema. Vela Netanya, però ciò mi ha studiato chi è come la Safeg Ben Shiva, Safeg Ben Shmona. Se vi è un dubbio se il feto nacque a 7 mesi o a 8 mesi. E il Machalino la vita Shabbat. E non si trasgredisce lo Shabbat, cioè non gli fanno la Milà. Ah, mai, per quale ragione? Al contrario, mi ma lei, perché non facciamo la Milà? Mi ma lascia, come ho detto prima, Imchayu, se è vitale, non c'è problema di fare la Milà. Altrimenti, è come se fosse tagliando un pezzo di carne. Perciò non dovrebbe essere il problema. Secondo me, a Mammar. Vered Rabina, Anna Verav Nechumi Bar Zecharia Targimna, che noi abbiamo dato risposta che Mimil Hachinami Malin Alei, veramente a 8 mesi sì li fanno la Milà, però lo Nitzecha, però c'è che ci va detto la verità che non si trasgredisce il Shabbat, cioè perciò che non gli fanno la Milà di Shabbat. E
cioè ciò che dice la Braità, che non si trascrive sul Shabbat, si riferisce solo all'opinione di Rabbi Eliezer, il quale permette di compiere opere per la produzione, la preparazione del bisturi. E la Machshiremila, come ho detto, solo per la preparazione di utensili necessari per la Milano, essenzialmente per il bisturi. Rabbi Eliezer, ciò è secondo l'opinione di Rabbi Eliezer, che lui permise di tagliare legname e di lavorare di ferro per preparare il bisturi per la Milano. Però ciò è solo, secondo Rabbi Eliezer, solo se siamo certi che il neonato è vitale, che terminarono i 9 mesi della gravidanza. Però se vi è un dubbio, e perciò se è a 8 mesi, forse non c'è la mitzvah di fargli la milah. E perciò se gli facesse la milah, trasgredirebbe lo Shabbat, quando farebbe, preparerebbe i carboni da legname per la lavorazione del ferro. Amarbai, Kitanai, veramente questa è una disputa tra Tanaim, perché non è stata una verità, che e dice, che quando un animale muore e colui che tocca la sua carcassa, che è tamè, e si deriva da Leochla, che è un animale che è destinato a essere mangiato, la Bema Shmona, per includere un animale che nacque dopo 8 mesi, che è immaturo, Sheen Shchitato Mitarto, che normalmente quando uno fa la shchita a un animale, anche se l'animale è trefa, comunque la shchita rende la carcassa Teorà, pura. E in questo caso no, che esce da Tomitato, che la sua scrittura non lo rende impuro, che rimane impuro di Tumat Nevelah, poiché è considerato come se fosse morto. Rabbi Yosef, Rabbi Yuda, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, scritto Tomitato, invece loro dicono che la sua scrittura lo rende puro, la Tumat Nevelah. Ma è la Bacchanal, che forse possiamo suggerire di Masavar, che Rabbi Yehuda e Rabbi Elazar sono opinione che un feto, cioè che nacque all'età di 8 mesi, Chayo, considerato che è vitale, è vivente, e che non è considerato che è morto. Umar Savar, metto, e Tanakamà è opinione che è considerato come morto, e la sua scelta non lo rende puro. Amarava, Yahi, se questa è la disputa riguardo a un animale che nacque all'età di 8 mesi, che in questione se è considerato vitale oppure no, ad emifliche lignan tumah vitahara, lifliche lignan achilah. Allora se l'ordo si poteva consiste nell'impurità o impurità, perché non la disputa non consiste riguardo se è permesso mangiare o no, che è un migliore criterio, e non riguardo tumah vitahara. E la decule alma. Perciò bisogna dire che veramente, che secondo tutte le opinioni, che un animale che nacque 8 mesi, metto, considerato che è morto, è vietato essere mangiato. E la sola disputa consiste riguardo a Tuma Vitara, che Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, Tzavre, chi trefa, che è lo stesso din come una trefa, così come trefa lav afalpi, afalgav del metai, che benché un animale che trefa è morto, non è morto, veramente è destinato a morire. La Gemara dice che trefa generalmente, che la Gemara dice che trefa muore entro 12 mesi, è destinato a morire entro 12 mesi, e comunque è scientificamente tarda, comunque benché è destinato a morire, comunque la sua scrittura rende questo animale puro da Tumat Nevelah. Achinami, riguardo a questo animale che nacque a 8 mesi, lo shna anche, e come trefa, che è reso puro
per mettere la scrittura. Rabbanan, loro sono l'opinione che lo dà il trefa, che non è simile al trefa, che trefa è tal lasciata croce. Che trefa, prima l'animale era vitale, aveva vitalità e non era trefa, solo dopo diventò trefa. E perciò, se avessero fatto la scelta quando l'animale non era trefa, prima diventò trefa, sarebbe stato, non ci sarebbe stato nessun problema. Solo adesso c'è il problema che è diventato trefa. Perciò, ugualmente, anche se trefa la sua carcassa anche è pura, però hai questo animale che nacque 8 mesi, lo hai lasciato così. Non aveva mai un momento che era vitale e perciò non è puro, è impuro. Capite? Ma se vorresti suggerire che trefami pete, se vorresti dire che questo animale diventò trefa ancora quando nel ventre della madre, cioè stiamo parlando di un animale trefa che nacque già trefa, che non aveva la possibilità di essere immacolato nel corpo, bensì era difettoso. Ma i chelemi, allora come potresti spiegare ciò? E perciò rispondo, guarda, Adam Yesh ben Minashe, va bene che un animale che nacque quando era già maturo, nel ventre della madre, nacque all'età giusta e benché era trefa, comunque vi sono altri animali che nacquero quando erano maturi, quando il feto era maturo, che giunse il momento giusto di nascere e che non sono trefa. Però, in questo caso non ci sono altri animali che sono che nacquero nel momento giusto, perché questo nacque all'età di 8 mesi. E perciò, in questo caso, secondo l'opinione di questi Amoraim, scusi, Tanaim, non aiuta la città per renderlo puro. Ivairo chiese in Yeshiva, mi plighe, se Rabbanan ha reso Shimon Gamliel o no, se Rabbanan hanno disputato con Shimon Gamliel oppure no? E il Tizio Marmar, se vuoi dire che veramente vi è una disputa, alla Chai come o è una Chai come se la Chai come Rav Shimon Gamliel oppure no? Tashma si porta nella situazione che Egel, cioè non l'abbiamo Tov, cioè Matino l'abbiamo Tov, un vitello che nacque di Yom Tov, si può fare la scelta di Yom Tov lo stesso giorno e non abbiamo timore che è un Nefil, che è un feto immaturo. E perciò vediamo che non è questo di non è segue l'opinione di Rav Shimon Gamliel. Rav Shimon Gamliel bisogna attendere 30 giorni. Achamaskina, bisogna dire perciò che si tratta di Kimle Begavè Shikarlo Kodashev. Si tratta che colui che faceva sapeva di certo che questo vitello giunse alla metà matura. E perciò non c'è timore che è un immaturo. E perciò ha permesso di fare la scelta di Yom Tov. Però se non sa che se è maturo oppure no, allora veramente non si può fare la scelta. E ciò dimostra che non vi è contraddizione con Mishnah Mishnah. Adesso la Gemara vuole portare un'altra dimostrazione che i saggi hanno sì una disputa con Mishnah Mishnah. Tashma, Vishavinci, in Noladu, Umumoimo, che se sono unanimi, sia Rabbi Yuda e Rabbi Shimon, che se qui si tratta così di un Bechor, se è menomato bisogna darlo al Cohen, e il Cohen lo mangia. Adesso la questione è riguardo alla menomazione, poiché ci vuole un esperto affinché possa esaminare la menomazione e vedere se
questa menomazione permette di consumare questo animale oppure no. E riguardo a ciò vi è una disputa tra Rav Shimon e Rav Yehuda. In questo caso Rav Shimon è più rigoroso, poiché se questa menomazione si vede che aveva un'apparenza di una menomazione prima di Yom Tov, e Rabbi Yehuda permette di esaminare questo animale di Yom Tov, mentre invece Rabbi Shimon no. Rabbi Shimon non permette di esaminare questo animale per due ragioni: sia perché esaminando questo animale è come una riparazione, come se stesse aggiustando questo animale, che non si può riparare di Yom Tov. E un'altra ragione è poiché questo esame dall'esperto è come se fosse un'aggiudicazione nella corte, come se uno fosse andato alla corte di giustizia e vi è un giudice che giudica, e non si può giudicare di Yom Tov. E perciò in questo caso Rav Shimon non permette. Però qui si tratta che questo animale nacque già con la menomazione, e perciò non fu mai vietato, e perciò non è come una riparazione. E anche si tratta che un gruppo di esperti erano lì presenti mentre nacque, e perciò non è come un caso che fu presentato alla corte. Perciò in questo caso la prossima permetterebbe. Perciò dice qui la verità: Shimnulad hu umomoimo, che se nacque con il difetto, allora tutti sono unanimi che, cioè Rav Shimon ammette che shezemina mukhan, che è permesso mangiarlo subito. Ma dunque si potrebbe chiedere nuovamente: allora questo non segue l'opinione di Shimon ben Gamliel, poiché vediamo che si può fare uscita subito, e vuol dire che non esaminiamo se è un animale viabile. Perciò risponde a Achinami Shikallo Kodashan. La stessa risposta come prima: qui si tratta che colui che fa la uscita, cioè in questo caso è il Cohen, che sa che è un animale maturo, che giunse alla maturità nel senso della gravidanza della madre. Tashma, un'altra dimostrazione, diamo a Rabiuda Mar Shmuel, alla Chagra Mashim Gamliel, che la Chagra come Mashim Gamliel, e ciò dimostra che vi è sì una disputa, poiché, siccome dice alla Chagra, Michlad de Pliga, Shmamina, che siccome dice alla Chagra, vuol dire che vi è una disputa. E perciò questa è una dimostrazione definitiva. Amarvaye Nafalmi Naggag, se il neonato cadde dal tetto e morì, oppure Oshachalo Ari, o fu sbranato da un leone entro 30 giorni dalla nascita, Divrei Kol Chayo, è considerato vitale prima che morì, poiché la maggioranza delle partorienti partoriscono normalmente, e non è un aborto, e partoriscono nel tempo giusto, quando il feto è maturo. Adesso, questione qui riguardo ai boom, che se suo padre morì prima di lui e non aveva altri figli,
Questo feto è considerato un bambino che nacque normalmente e perciò è una nascita normale, perciò il padre è considerato che aveva un figlio e perciò la madre non deve fare i boom, e cioè nei boom e nei chalitza naturalmente. E ugualmente riguardo l'animale, se fece la shechita entro 8 giorni, che è permesso di mangiarlo. Kip Liger, la disputa però consiste se Pihek, ovviamente, che sbadigliò subito dopo che nacque, e ciò dimostra che aveva della vitalità, che Mar, colui che i Tanakama o il saggio che disputa conoscenza di Gamliel, Savar Chayo, che è considerato vitale prima che morì. Umar Savar e Rav Shimon Gamliel è l'opinione che Meto, considerato che è un nascituro morto. Di Manafkamin, che differenza passa ciò, e come abbiamo detto, Liftormina Ibum, per esentarla dall'Ibum o Chalitza. E adesso chiede Gemara riguardo a ciò che disse Abaye, che se Nafamina Gag o Achalori, se cade il tetto, fu sbranato da un leone, naturalmente non si intende solo sbranato da un leone, si intende che cade una disgrazia, il neonato morì. Divrei Akol, tutti sono animali che Chaio, che è considerato vivente o vitale. Veha, Rappapa, Verabuna, Bredra, Yeshua, Ikleu, Lebevi, Bre, che accade che loro si trovarono nella casa del figlio di Ravidi Barabbi, e Avid Leu Iglat Tilta Bimama Adeshiva, e preparò per loro della carne di un vitello che fu fino alla città nel settimo giorno dalla nascita. Amri Lei, e loro dissero a Papa Ravuna, dissero I Itrachitu Lei Ad Leurta. Se tu avessi aspettato fino a stasera avremmo mangiato questo, però adesso hasta lo achlinamine, adesso però siccome hai fatto scendere nel settimo giorno e non hai aspettato fino all'ottavo giorno, perciò non mangeremo di questa carne, poiché la hai conosciuto che forse mi aver timore che è un nefel, che è un feto abortito. Ma ciò contraddice ciò che disse Abaye, poiché Abaye disse che se un feto morì di una morte violenta, una morte non naturale, anche Rav Shimon Gamliel ammette che supponiamo che fu vitale. Adesso la Gemara spiega che ella c'è più come di racol metro, che se sbadigliò e morì, tutti sono unanimi che non è vitale, al contrario. Chi plighe me la farmi la gag bachalori, che la disputa consiste nel caso di una morte non naturale, una morte per cause esterne, come cadde dal tetto o fu sbranato da un leone. Marsavar metto, marsavar chayu. E Hashem Gamliel, l'opinione che consideriamo che è un feto non maturo, e mentre colui che disputa con lui è che sì maturo. Vedra dimmi Bar Yosef, i chiari lei a Uye Nuka, begot lati nomi Shechib, al il figlio di Rabdimi e il figlio di Yosef, gli nacque un bambino, e questo bambino morì entro 30 giorni della sua vita. Yativ kamitavil ilavei. Dopo di ciò, e per questo il padre era in lutto per lui. Amalia Bua disse a suo padre: Zavronita kabait lemechal,
vuoi forse mangiare il cibo che viene dato a coloro che sono in lutto? Nel senso che non c'è nessuna ragione che tu sia in lutto, poiché questo era un feto immaturo. Ma lei, Kimli Bei, Shikaro lo Khadoshev. No, so con certezza che questo feto era vitale, e poiché so con certezza che lui coabitò con la moglie, e dopo di ciò per 9 mesi interi non ebbe relazioni, e perciò era sicuro che questo feto nacque a 9 mesi completi. E perciò era un feto completo, maturo. E perciò in questo caso anche Rav Shem Gamliel ammetterebbe che è considerato un feto completo, maturo, e perciò uno dovrebbe essere in lutto per lui. Rav Ashi Ikra Lebei Rav Kana. Rav Ashi andò a visitare Rav Kana. Itra Be Milta Begot Latinyomi. E accadde che durante la sua visita accadde che il figlio di Rav Kana morì entro 30 giorni. Chasa deyati vekamit abil elave, e vide che era in lutto per lui. Amalei disse: Lo sa Rav Mar leha d'amar Rav Yehuda amar Shmuel che alaha che Rav Shimon Gamliel, e che noi supponiamo che non era maturo. Amalei, come il caso precedente, Kimli Begave Shikaro Khodesha, che so con certezza che morì dopo 9 mesi completi. Itmar Siato Met Betov Shushim, se un neonato morì entro i 30 primi giorni, e dopo che morì il padre, cioè morì prima il padre, poi lui nacque e morì entro 30 giorni, Vavdamnit Kachah, e la madre, e qualcuno gli diede Kiddushin. Amar Ravina, Mishmei Rava, voltiamo il daf. In Meshet Israeli Choletzet, se la moglie di un Israele, il quale può sposare una donna, una chalutza, allora deve comunque fare chalitza, e dopo di ciò può sposare questo Israele. Poiché vi è un dubbio che forse l'alakha è come Rav Shimon Gamliel, che il neonato è considerato un feto immaturo, e perciò la madre è considerata Yevamah e non è esente da Yibum. E se Eshet Koheni è Nacholetze, però se questa persona che gli diede Kiddushin è un Cohen, allora non deve fare il Chalitza, perché allora se no diventa vietata. Perché allora ci affidiamo all'opinione dei saggi che disputano con Rav Shimon Gamliel, che supponiamo che non era un feto immaturo, che era maturo. Verav Sharvia Mishmed Rava Amar, invece Achazo Vachazo Choletzet, era più rigoroso, dice sì, deve fare Chalitza in entrambi i casi, anche se è un Cohen, e perciò non lo può sposare, perciò il Cohen deve dare un get. Amale Ravina Larva Shervia, e Beurta di sera Amarava Achi. Di sera Rav disse così, che entrambi devono fare chalitza, però le Zafa all'indomani Adarbe cambiò idea e disse che se era la moglie di un, cioè Mekudeshet da un Kohen, non deve fare Chalitza. Amar lei, disse Rav Sharvia a Rabina, Sharitua, adesso hai permesso un Kohen di sposare di questa donna, e che non deve fare Chalitza. Yera Ava Shetishru Tarba, che sia fatta la volontà di Hashem, che tu permetta del grasso vietato di essere mangiato, o nel senso che voleva dire, se tu sei capace di permettere una donna che adesso è considerata Yevamah
che si sposi senza chalitza e senza ibum, allora te saresti capace anche di permettere del grasso vietato di essere mangiato. E allora forse veramente non è che pregò Hashem che lui, che Ravina inciampi e commetta che giunga una decisione errata, ma bensì era solo un'osservazione: sei capace di fare così, allora se sei capace anche permettere del grasso vietato. È mostrato la Mishnah, Rabbi Yehuda Matir. Rabbi Yehuda permette di fare la milà di un altro giorno di Shabbat. Amar Shizya Amar Rav Chisda, lo la kol Amar Rabbi Yehuda Andromino Sacharu. E non per tutte le situazioni di milà disse ciò. Shima Taomer che, allora si dice che così, Barachin Yarech, che quando uno valuta una persona, allora dovrebbe essere anche valutato che è valido, che ha un valore, in senso, scusi, ha un valore. Minan dell'Omiar, ma dove sappiamo che veramente, secondo la Biuda, uno non dovrebbe, che non potrebbe valutare un androgino. Detania, perché c'è scritto, Vayaer Kecha Hazachar, e perciò Hazachar è solo uno che è certo che è maschio. Ma non lo tum-tum, ma non un tum-tum che non si sa se è maschio o femmina, poiché è ricoperto da una membrana, e androgynos, e neonandrogynos. Yachol, adesso avrei potuto pensare, Yachol shelo yeh berech ish, ava yeh berech isha, che avrei potuto pensare che si può valutare per il valore di un maschio. Cioè di un uomo, ma non cioè che se uno valutò un tum-tum o androgynos, che non possa valutare come un uomo, però che abbia il valore di una donna. Talmud Lomar, Azachar, il maschio, Vim Nekevai, secondo la Torah dice anche Vim Nekevai, vi sono solo queste due possibilità. E perciò è solo Zachar Vadai, Nekeva Vadait, ve lo tontum adrogino. Perciò se uno disse io darò il valore di questa persona, che è un tontum o androgynos, allora è completamente esente e non deve dare nulla. Completamente esente. Ustav Sifra e Rabbi Yehuda. Adesso sappiamo che, siccome questa parità è nella categoria, è classificata Sifra, e Sifra, l'autore di Sifra era Biuda. E perciò vediamo che secondo Rabiuda un androgynos non è considerato un maschio. E allora perché Rabiuda disse nella Mishnah che uno deve fare milà a un androgynos di Shabbat, come se ci fosse certezza che Androgino è indubbiamente è un maschio. Amar Nachman Yitzchak, Afana Nami Tanira, ho studiato che a Kol Kshirim Lekadesh, che tutti possono santificare l'acqua per la preparazione della cena della vacca rossa, Chutz Mechai Shoteve Katan, tranne un sordomuto, uno squilibrato mentale, mentalmente squilibrato o di un minorenne. Rabbi Yehuda Machshir Bekatan Hu Posel B'Isha V'Androgynos. Rabbi Yehuda permette di usare un minorenne, però non una donna e né un androgynos. Shema Minah, perciò vediamo che secondo Rabbi Yehuda che un androgynos non è considerato maschio. Chiamerà Umayishna, che differenza, che per quella ragione secondo Rabbi Yehuda la Milà sì, è considerata come maschio e qui no. Risponde Gemara che secondo Rabbiuda Mishum Dichtiv Imol Lachem Kol Zachar. E siccome la Torah aumenta e include anche Kol, la parola Kol, tutti i maschi, perciò viene a includere anche un androgynos, anche un androgino.
Terminiamo qui e che Hashem vi benedica.